benvenuti. In qualità di direttore artistico della manifestazione Sogni Tudo, vi do delle informazioni molto sintetiche, brevi, che riguardano questa manifestazione. È un evento che è stato voluto fortemente dalla Fondazione Vincenzo Casillo. È un evento che si inserisce nel Festival dello Sviluppo Sostenibile, dopo un'analisi di una commissione tecnica che in qualche modo ha preso in considerazione, la nostra manifestazione, sia rispetto alla tipologia delle attività che anche ai contenuti delle attività. Sogni Tudo 2030 è la, misura di, un potere energetico sprigionato da un sogno. Il sogno di uno sviluppo sostenibile. E un terremoto creativo, non distruttivo. È qualcosa che ci deve scuotere, e fa sprigionare da noi delle energie positive messe insieme in comune per mobilitarci rispetto al raggiungimento di obiettivi importantissimi che l'Agenda 2030 ha fissato. Abbiamo 10 anni. C'è molto da lavorare, dobbiamo lavorare e noi partiamo, il punto di partenza è quello della sensibilizzazione, del coinvolgimento. Sogni Tudo 2030 è un insieme di giornate di riflessione. Vogliamo informare, vogliamo formare, ma soprattutto coinvolgere una comunità, dai bambini, gli anziani, le scuole, le associazioni. Perché crediamo che possiamo raggiungere determinati obiettivi insieme, nessuno escluso. Partiamo dalle associazioni, che sono dei presidi importanti nel nostro territorio cittadino, coinvolgendoli in un laboratorio di narrazione, a tema sugli obiettivi dell'Agenda 2030, con 5 associazioni del territorio, associazioni culturali, artistiche e del terzo settore. Anziani, persone con disabilità, bambini, per raggiungere poi le scuole. Le scuole, iniziamo con le scuole primarie, con i bambini, perché riteniamo che siano loro che possano in qualche modo portare avanti sia una funzione di comunicazione e coinvolgimento, appunto energetico, dinamico, anche emotivo, ma anche sono la prospettiva nel futuro. Oggi presentiamo un momento importante di riflessione sugli sprechi alimentari e lo vogliamo fare con interventi del professor Fornari e della professoressa che sarà in collegamento poi da Venezia. Però voglio lasciare ecco, spazio all'intervento, alla presentazione di questa giornata alla Cardenia Casillo della Fondazione Vincenzo Casillo. Quindi buona visione, buona partecipazione e procediamo insieme verso uno sviluppo sostenibile. Grazie. La Fondazione Casillo nasce nel 2007 ad opera dei fratelli Francesco, Beniamino, Pasquale e Cardenia Casillo insieme con la madre Wanda, in onore del padre Vincenzo, fondatore del gruppo Casillo. Raccoglie l'eredità morale di Vincenzo, fa tesoro della sua visione del lavoro e dell'impresa come strumenti di espressione della persona, di inclusione sociale e di sviluppo del territorio. La Fondazione promuove l'istruzione, l'educazione e lo sviluppo delle competenze delle persone durante tutto l'arco della loro vita. Sostiene scuole pubbliche e private, lo sviluppo dell'imprenditoria delle donne, dei giovani e di quanti vivono situazioni di disagio. I progetti scelti rispondono ai valori testimoniati da Vincenzo Casillo nella sua vita. Tutte le iniziative promosse contribuiscono ad uno sviluppo che crea le basi per un tessuto sociale sano e produttivo, che restituisce valore al territorio in cui lui ha operato. Vincenzo Casillo nasce il 26 dicembre 1938 a San Severo, vicino a Foggia. Ha sempre avuto piena fiducia nei giovani. Ha trasferito loro responsabilità, ha concesso la possibilità di sbagliare, ha permesso ai figli e a molti giovani collaboratori di crescere e costruire.
Ha mostrato grande sensibilità verso l'innovazione. Ha garantito sempre il rispetto e la stima per i concorrenti, credendo fermamente nella collaborazione e nelle alleanze. Vincenzo Casillo è sempre rimasto con i piedi per terra. Ha saputo filtrare i sentimenti umani. Ha mantenuto saldo un grande equilibrio. Vincenzo pesa il grano con la mano, ne sente l'odore, ne osserva il colore e lo mastica per stabilirne la qualità. Il logo della fondazione è un chiaro richiamo al grano germogliato che, sparso nel terreno, dà vita a nuove spighe. La terra produce il grano, ma l'uomo produce il sogno del grano. Fondazione Casillo, per la crescita delle persone e del territorio. Buonasera a tutti. Ringrazio in primis Alberto Fornasari per averci coinvolto in questa pubblicazione. E quando ce l'ha proposto, insomma, non abbiamo dubitato che sarebbe stato sicuramente bello lavorarci insieme. E, infatti la prefazione poi è stata scritta da Marilu Ardillo, che è qui presente, responsabile della comunicazione della Fondazione Vincenzo Casillo, e tra l'altro ci sentivamo molto vicini a questo tema, perché con la Fondazione abbiamo intrapreso un dialogo con diverse associazioni che si occupano anche di spreco alimentare, anche di aiuto agli indigenti, per cui ci è sembrato anche di poter testimoniare anche una serie di incontri che avevamo fatto nel nostro percorso di dialogo con queste associazioni. Vorrei esprimere, ecco, un concetto rispetto a questa esperienza che abbiamo portato avanti e anche a quella che portiamo avanti con la Fondazione, che è fondamentale per poter raggiungere degli obiettivi, avere un approccio sistemico. Non possiamo pensare di risolvere un problema guardando solo al singolo problema. Ormai viviamo in una società complessa e assolutamente pensare di raggiungere un obiettivo tralasciando tutti gli altri significa inevitabilmente intervenire su un problema e nel contempo fare dei danni ad altre realtà che hanno bisogno ugualmente della nostra attenzione. E questa esperienza è quella che facciamo anche con Buoncampo, che è una realtà che è partita dall'idea di un portale internet. In realtà è diventata una rete di rapporti tra associazioni, fondazioni, imprese, anche enti pubblici, scuole, perché non si può affrontare un problema da soli, singolarmente. Bisogna mettersi insieme, bisogna lavorare insieme. Non è semplice, ci scontriamo anche con una mentalità che comunque non è propensa a questo dialogo tra le parti. C'è molta competitività, ci sono molte fazioni e quindi è qualcosa di davvero complesso, però ci rendiamo conto che se non iniziamo realmente ad affrontare soprattutto queste problematiche che fanno parte ormai della nostra quotidianità, ci dicevamo con Alberto, anche quello che stiamo vivendo adesso è effetto di quanto non abbiamo fatto negli anni trascorsi. Domani vedremo anche, come dire, affronteremo anche altri aspetti che sono anche più vicini a questa pandemia che stiamo vivendo. Per cui ecco, l'invito è quello ad avere questa attenzione, ad aprire la mente, ad aprire il cuore. Ecco, Papa Francesco ci parla di ecologia integrale, l'ASVIS ci parla di sviluppo sostenibile, e tanti economisti ci parlano di economia circolare, per cui non possiamo più prescindere dal ragionare in questo modo. E in questo dobbiamo essere tutti pronti, tutti attenti, tutti desiderosi di dare il nostro contributo.
Per cui lascio subito la parola al professor Fornasari per entrare proprio nel merito del tema e vi auguro un buon ascolto. Allora, buonasera a tutti. Dalla regia possono anche partire con delle slide che ho preparato così a supporto della mia presentazione. Io vorrei, come dire, contraccambiare alla dottoressa Casillo il ringraziamento come direttivo dell'associazione RES, quindi Ricerche Educative e Studi Sociali, per l'invito che ci è stato rivolto a partecipare all'interno di Sognitudo e quindi anche del Festival per lo Sviluppo Sostenibile 2020, per aver sostenuto anche il nostro progetto editoriale che ha voluto accogliere questo nostro lavoro appunto all'interno della collana di progetti Scienze Sociali, Teorie e Ricerche. Il tema che trattiamo stasera è un tema assolutamente fondamentale, lo ritroviamo all'interno dell'Agenda 2030 e riguarda essenzialmente il punto 12, quindi il consumo e produzioni responsabili. Il mio intervento come titolo ha proprio zero rifiuti, consumi responsabili e prassi di contrasto allo spreco alimentare. E io vorrei partire con voi da una prima riflessione. E la prima riflessione è proprio sul concetto di spreco. E spreco, se insomma ci pensiamo un attimo, anche con un'analisi che va lontano nel tempo, no? Di tipo diacronico, è un concetto abbastanza nuovo, il concetto dello spreco, perlomeno se lo intendiamo nella sua dimensione di fenomeno di massa. Infatti, insomma, se vogliono andare avanti con le slide della regia, 5 milioni di anni fa, quando è comparso l'uomo sulla Terra, viveva essenzialmente in villaggi, mantenendo un perfetto equilibrio naturale delle risorse. E quindi i pochi rifiuti che produceva venivano tutti completamente riciclati. Poi, con l'avanzare, come dire, della società, nel 5000 già avanti Cristo, sorsero le prime città, e da quel momento fino al XVIII secolo d.C. l'economia delle famiglie era fondata sul riciclo e assolutamente sul non spreco. Quindi in realtà è dalla fine del Settecento, quando in alcune aree della terra, quelle poi più ricche, è nata ovviamente l'industria e le condizioni di vita dell'uomo grazie all'industria sono migliorate notevolmente. Quindi anche questo, insomma, andrebbe ricordato, perché si parla sempre di un aspetto destruence, dell'impatto che le industrie possono avere, ma non si ricorda anche l'impatto in termini di miglioramento della qualità della vita di milioni di persone. Pensate che nel 1925 il principale rifiuto era costituito dalla cenere, quindi come cambiano anche i rifiuti nel corso del tempo. Ma è dal secondo dopoguerra, quindi se vogliamo da tempi relativamente recenti, che, come dire, nasce quella che viene definita la civiltà dei consumi. Ed è esattamente da questo momento storico in poi, cioè dall'avvio della civiltà dei consumi, che la quantità di rifiuti è iniziata ad aumentare in maniera vertiginosa. Se possiamo rimanere su questa slide, intanto una riflessione sul concetto di spreco. Cosa si intende per spreco? Lo spreco è sicuramente un consumo che viene fatto, portato avanti in maniera eccessiva o non adeguato rispetto ai risultati. Nel nostro linguaggio comune spesso si dice hai sprecato delle risorse, nel senso che hai impegnato più risorse rispetto a quelle necessarie, no? È entrato a far parte del gergo comune. E allora un primo dato sul quale riflettere forse è proprio, cioè, su quanto cibo oggi noi sprechiamo quotidianamente. Possiamo andare avanti. E se leggiamo i dati sullo spreco alimentare, pensate che 1,3 miliardi di tonnellate di cibo vengono sprecati ogni anno in tutto il mondo. Cioè è una quantità assolutamente enorme. Ogni italiano spreca in media 149 kg di cibo ogni anno. E l'Italia spreca complessivamente 9 milioni di tonnellate di cibo l'anno. Quindi vi rendete conto che sono dei numeri importanti. E il concetto che è stato prima richiamato anche di risorse che non sono infinite è un qualcosa che dovremmo costantemente ricordarci. C'è l'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che redige ogni anno un report sullo spreco alimentare. E la cosa che spesso, io, come dire, sono molto contento di iniziative come questa, perché tentano di portare degli argomenti che spesso sono semplicemente per addetti ai lavori, in contesti invece ampi, perché sono argomenti che riguardano tutti noi in quanto cittadini. Ora,
Pensate, a proposito di questo, che ogni anno 1.000 miliardi di dollari sono sprecati in cibo, cioè sono cifre enormi. Queste cifre in realtà arrivano a 2.600 miliardi se consideriamo anche i costi nascosti che sono legati ad esempio all'acqua o all'impatto ambientale. Quindi sono cifre che corrispondono esattamente a 4 volte la quantità di cibo necessaria a sfamare le quasi 800.000 persone sul pianeta che risultano in uno stato di denutrizione. Quindi io ho scelto questa foto per darvi l'idea in maniera forte del contrasto che c'è tra una civiltà dell'opulenza, dove lo spreco alimentare comporta poi anche l'insorgere di patologie connesse alla salute, e dall'altro come le patologie alla salute siano invece connesse da un'assenza di cibo. Quindi è assolutamente necessaria questa visione ecosistemica richiamata prima dalla dottoressa Casillo nell'immaginare che siamo vasi comunicanti, e che pensare di poter condurre una vita nella convinzione che questi vasi comunicanti in realtà non comunichino è assolutamente un assurdo. Discutevamo prima che molto probabilmente l'evento che viviamo oggi, la sanificazione, la mascherina, il distanziamento, la pandemia da Covid-19, cosa non è se non il risultato di uno sfruttamento selvaggio della deforestazione, cioè di cause che hanno anche portato specie animali a abbandonare i loro luoghi iniziali, e poi a tutta una serie di, come dire, trasmissioni che sicuramente non spetta a noi, come dire, definire, ma a chi si occupa di queste tematiche in maniera più specifica. Quindi riflettiamo su come il cibo che in Europa viene buttato riuscirebbe a sfamare oltre 200 milioni di persone. E allora quando sentiamo parlare, no, di fame nel mondo, di problemi connessi alla fame, e li incrociamo con questi dati, ci rendiamo conto che in realtà il fenomeno sarebbe risolvibile a costo zero. Ed è questo che dà più fastidio, cioè la consapevolezza che in realtà questa iperproduzione potrebbe essere a somma zero rispetto al fatto che ci siano parti del mondo che invece, come dire, non ne possono fruire. La Francia, l'Australia e il Sudafrica hanno intrapreso una lotta importante contro lo spreco alimentare, avendo anche dei risultati significativi, mentre ci sono paesi come l'Arabia Saudita, l'Indonesia o gli Emirati Arabi che sono quelli che si trovano invece ad affrontare sfide maggiori, perché, come dire, hanno molto calcato la mano su quelle che erano ovviamente le risorse presenti nel loro territorio, ma non riflettendo molto sull'impatto di queste azioni poi all'interno dei territori. Detto questo, l'Italia si sta muovendo anche in modo, direi, positivo. C'è stata una legge, la legge 166 del 2016, la legge Gadda, meglio conosciuta come legge Gadda, sulla donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici, e la nostra regione, la regione Puglia, ha appunto promulgato la legge 13 del 2017 ad opera del consigliere regionale Mennea, proprio sul recupero e riutilizzo delle eccedenze degli sprechi alimentari e farmaceutici, e ha tracciato degli itinerari estremamente importanti per concorrere proprio alla qualità di questa nostra convivenza civile. Allora una domanda che potremmo farci: va bene, ma noi cosa possiamo fare rispetto a temi che sembrano essere così grandi e per alcuni aspetti anche un po' distanti da noi? E potremmo anche chiederci cosa è stato già fatto. Vedremo poi che questo è il senso della pubblicazione, cioè quello di raccordare una serie di buone pratiche che sono state attivate nel mondo della scuola, nel mondo dell'associazionismo, e capire quanto in realtà sia già stato fatto in questa direzione, perché purtroppo sapete bene come dire, nel mondo della comunicazione la notiziabilità spetta soprattutto ad eventi che si caratterizzano in termini negativi, no? Un delitto efferrato, come dire, fa molto più share di un gruppo di cittadini che si comportano rispettando le regole, ma noi siamo qui per dare voce e testimonianza a quella parte buona, a quella parte construence, diciamo, della nostra società. A livello internazionale vi cito un'app, che è stata un'app antispreco, che è nata in Danimarca, che si chiama Too Good To Go, ed è un'app che permette a bar, ristoranti, hotel, supermercati, forni, di recuperare e vendere online a prezzi ribassati tutto quello che è rimasto invenduto. Ed è un modo di incrociare domande offerte, ma in un modo etico, no? Cioè a prezzi ribassati.
c'è questa Magic Box scaricando l'app e una persona vede esattamente nella città tutte le strutture che aderiscono a questo tipo di iniziativa e può, con delle cifre irrisorie, prendere tutto il cibo che avanza a dei costi veramente ridicoli. E questo significa intercettare un altro problema che vedremo, che è quello delle povertà emergenti, che sono diventate un problema che non riguardano più solo i paesi del terzo mondo, ma che riguardano anche i paesi occidentali, che un tempo venivano visti come paesi esclusivamente ricchi o prevalentemente ricchi. Non è forse più così. E quindi un concetto che è stato già espresso di economia circolare. Forse dovremmo però anche chiarire il significato di eccedenza alimentare, cioè di cosa parliamo quando parliamo di eccedenze alimentari. Parliamo sì di prodotti alimentari, agricoli e agroalimentari che sono rimasti invenduti o che non sono stati somministrati perché c'è una carenza di domanda, o rimangono, sono il frutto di attività promozionali, come dire, non andate in porto, o sono prodotti prossimi al raggiungimento anche della scadenza, che vengono gettati e sono in realtà ancora edibili, oppure prodotti invenduti a causa di danni meteorologici che ne hanno solo intaccato l'aspetto, ma non la sostanza. Ma in un'epoca storica in cui l'immagine conta più del contenuto, probabilmente ai banchi della frutta si guarda la frutta che ha l'estetica migliore e si scarterebbe un frutto danneggiato, diciamo, semplicemente da un evento meteorologico. E questa pubblicazione, Riduciamo gli sprechi, vi dà l'idea di un ciclo di seminari che sono stati appunto attivati dalla RES in collaborazione con il territorio, con la Regione Puglia, con tante realtà, dove abbiamo cercato di approfondire all'università alcuni temi, cioè il tema, ad esempio, del problema alimentare in primis, cosa fanno le scuole al riguardo, cosa fa la famiglia al riguardo, il tema anche dello spreco dei farmaci, il tema dello spreco anche dell'abbigliamento. Cioè, si è parlato prima di ecosistema, sono tematiche estremamente connesse l'una con l'altra. E io un suggerimento che do a tutti voi è quello di andare sul sito che vi ho indicato, Foodprint, perché in realtà ognuno di noi può calcolare qual è l'impatto, qual è la propria impronta ecologica. Cioè, attraverso una serie di parametri che troviamo online, ci chiedono delle domande molto banali sulla nostra vita quotidiana e ognuno di noi può calcolare in tempo reale qual è l'impatto ecologico del nostro personale stile di vita sul pianeta. Quindi in realtà abbiamo anche i mezzi per riuscire a monitorarlo e misurarlo. Un primo punto sul quale abbiamo lavorato è ovviamente quello che poi peraltro incide, diciamo, in maniera minore rispetto ad altre problematiche connesse alla larga distribuzione, ma lo spreco domestico. Beh, probabilmente chi è della mia generazione è cresciuto con genitori che gli facevano notare costantemente che nel piatto non si doveva lasciare nulla. Faceva parte dell'educazione familiare il fatto di non lasciare nulla nel piatto. Mi capita spesso, quando sono fuori al ristorante o in altri posti, invece di vedere piatti semipieni che vengono mandati indietro. E questo è segno non solo di tempi che cambiano, ma evidentemente anche di un'educazione che in qualche modo non si è fatta più responsabile e portatrice di determinati valori. Un tema centrale è ovviamente connesso appunto alla formazione, di questo ne parlerà in maniera dettagliata la collega, la professoressa Luisa Santelli Beccegato, su come ovviamente la formazione incida nella riduzione degli sprechi, laddove c'è una sensibilità in queste direzioni, che vada in questa direzione. Bisogna poi anche lavorare su una comunicazione che sia efficace. Sappiamo come le nuove generazioni percepiscono i problemi solo quando questi vengono comunicati in un certo modo. Quindi il grande problema è che ciò che non comunichiamo non esiste, nel senso che la percezione che la maggior parte dei ragazzi hanno è di problemi di cui si parla all'interno del sistema mass mediatico. Quando non se ne parla è come se il sistema come se il problema non esistesse. E in tutto questo lasciatemi dire che un ruolo centrale nelle politiche di contrasto allo spreco lo hanno le scuole. E consentitemi anche di dire quelle che sono le veramente centinaia di pratiche, di buone pratiche sviluppate nel nostro territorio pugliese. Io tanti anni fa ricordo, anche per altri lavori fatti all'interno dell'università, ricordo che verificavo questo girando per le scuole, facendo formazione per conto anche dell'ufficio scolastico regionale. Vedevo scuole
che erano veramente delle fucine di nuove idee, di sperimentazioni, e rimanevo però allo stesso tempo, diciamo, dispiaciuto dal fatto che non esistesse, questo vi parlo di una quindicina, ventina d'anni fa, una cultura della documentazione. Cioè le scuole facevano tanto, ma spesso non riuscivano a raccontare queste esperienze eccezionali che portavano avanti all'interno appunto dei loro contesti. E allora anche qui io direi che invece di parlare di scuola, per gli argomenti di cui ne sentiamo parlare, il distanziamento, il problema del banco, il banco con le rotelle, il banco senza rotelle, direi che dovremmo tornare a parlare di scuola, come dire, raccordandoci ad altri argomenti importanti, cioè cosa la scuola fa di positivo per i nostri studenti, su queste tematiche come incide. Beh, nel territorio pugliese io vi cito solo alcune delle buone pratiche che abbiamo recensito all'interno di questo nostro lavoro editoriale, e penso, tra l'altro sparsi in maniera, voglio dire, da Leuca sino al Foggiano, quindi su un territorio anche estremamente ampio che vede presenti tutte le province. Formazione continua dei docenti, dei genitori. Ricordiamoci che l'educazione funziona se c'è un patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia. Purtroppo questo patto di corresponsabilità si è un po' sfilacciato nell'ultimo decennio, e quindi bisogna forse tornare molto su questo tema. E la formazione continua quindi non riguarda solo i docenti, ma coinvolgere le famiglie, coinvolgere i genitori, rafforza la nostra azione educativa. Sui temi ovviamente che sono delle emergenze ambientali, io vorrei ricordarvi che fenomeni atmosferici della potenza di quelli che si scatenano negli ultimi anni, io non ne ho memoria, insomma, ripensando alla mia infanzia, quindi sono dei chiari segnali di un cambiamento connesso a una serie di fattori. E la scuola può contribuire a costruire un modello etico di riferimento. Penso a progetti, vi elenco alcuni nomi: A casa mia niente spreco, Gli eredi siamo noi, questo è stato un progetto peraltro presentato a Expo Spazio Bimbi, laboratori in masserie didattiche, coinvolgere gli studenti nella raccolta di frutti di stagione, non scambiatelo con lo sfruttamento di minori perché ovviamente non è questa l'intenzione, ma rientra anche all'interno di quel filone più ampio dell'outdoor education, cioè di un'educazione che torna a portare i bambini in mezzo alla natura. Perché questo è un rischio che probabilmente nei nostri territori è meno sentito, ma nelle grandi città ci sono bambini che hanno percezione della natura solo nei video, ma che non la sperimentano nella quotidianità. Progetti di school sharing sulla condivisione del cibo. Prima si faceva cenno al messaggio di Papa Francesco sull'ecologia integrale, ma anche sul dimenticarsi che al centro della nostra considerazione dovrebbe esserci la persona e le sue esigenze, e quindi condividere dovrebbe essere una parola che, come dire, dovremmo accogliere a braccia aperte, mentre è stato citato prima il modello al quale purtroppo questo tipo di civiltà si è più legato è un modello di individualismo radicale, no? In cui il senso del noi si è frantumato in un politeismo di tanti piccoli io che però non sanno dialogare tra loro. Quindi forse dovremmo ritornare a un concetto di comunitas, di stare insieme nel rispetto. Penso al messaggio di Don Tonino Bello quando parlava di convivialità delle differenze, cioè saper stare insieme nel rispetto delle differenze. Cibo a scuola, un progetto che ha coinvolto i genitori per una loro corresponsabilizzazione. Ricordiamoci che i bambini i loro comportamenti li apprendono inizialmente in famiglia. È il processo di inculturazione, sono gli esempi che vedono a casa. E quindi è ovvio che se i genitori, come dire, sono deresponsabilizzati su queste tematiche, non potremo certo, come dire, vedere comportamenti responsabili. Io non spreco, filastrocche e fiabe che affrontano temi ambientali, Ricicliamo in compagnia con la produzione di oggetti e indumenti. È ovvio che questi temi sono stati declinati anche in base all'ordine e al grado della scuola, no? E anche alla specificità dell'indirizzo. Faccia da riciclo, delle facce realizzate su tavolette con materiali di scarto che sono diventate poi delle tessere di un grande mosaico. Internet of Things, quindi internet delle cose, e risparmio energetico, cioè anche le tematiche di come le nuove tecnologie possono darci una mano in questo senso. E quindi anche qui non demonizziamo le tout court, sono degli strumenti che possono anche essere utilizzati in modo assolutamente positivo. Altro progetto, 1.001 di più pagando di meno, cioè l'idea anche del risparmio energetico nei comportamenti quotidiani.
Questo per quanto concerne le scuole. E ovviamente le ragioni di tempo non ci consentono di andare in maniera approfondita in tanti altri progetti che però trovate all'interno di questa pubblicazione. Per quanto riguarda il sociale, e quindi la dimensione delle associazioni, penso ad Orto Circuito, che è un orto sociale urbano nato a Bari nel 2010, che è improntato proprio sulla forza aggregante dell'agricoltura sociale, e uno dei loro motti, che mi fa molto sorridere ma dovrebbe farci riflettere, è piantiamo rape, raccogliamo relazioni. Il tema, torna il tema della condivisione, del lavorare insieme, e anche forse dall'imparare l'attesa dai cicli della natura, che è quello che è un'altra componente assolutamente sconosciuta, soprattutto alle nuove generazioni. Un altro progetto portato avanti, sempre a livello nazionale, ma che troviamo ovviamente, ne troviamo espressione anche a Bari, Avanzi Popolo 2.0. Pensate, un progetto che è stato capace di muovere dal 2015 ad oggi 170.000 kg di cibo senza avere assolutamente grandi mezzi a disposizione. Quattro sono i fondatori, non hanno un magazzino di stoccaggio e hanno anche pochi mezzi di trasporto. Ma sono, voglio farvi capire quanto l'impegno di ognuno, se in rete, può fare la differenza e può cambiare assolutamente le problematiche presenti all'interno di un territorio. Un altro modello pugliese contro lo spreco alimentare è Cibiamoci, un progetto imprenditoriale di social innovation che è stato appunto interessato a combattere le nuove povertà. Io vi dicevo prima, ma ormai i cittadini che versano in una condizione di povertà relativa sono molti. In Italia sono, in Europa sono 79 milioni, quindi non mi sembra un numero di poco conto, e in Italia sono a quota 10 milioni, cioè il 16,6% della nostra popolazione. E da svariate ricerche risultano, tra l'altro, essere particolarmente a rischio i soggetti che vivono nelle regioni meridionali. Quindi un problema che, come dire, in qualche modo ci interroga doppiamente, nella nostra veste di italiani, ma anche poi di persone che vivono i nostri territori. Questo modello pugliese di Cibiamoci è una startup che ha progettato sia una piattaforma online e un'app per agevolare l'incontro tra domande e offerta di cibo in eccedenza e per sostenere chi non riesce a mettere insieme né il pranzo e nella cena. Ed è un modello che è riuscito a dare conforto alimentare a migliaia e migliaia di persone all'interno del nostro territorio. Quindi questa è la chiara dimostrazione non solo che si può fare, ma che si fa. Cioè che c'è tanta gente che si impegna in questa direzione. Vogliamo parlare della grande distribuzione? Beh, potremmo parlare tra le tante, esempio di Ocean Retail Italia, con il meccanismo delle devoluzioni alimentari, la collaborazione che c'è stata col Banco Alimentare, con la Caritas Diocesana, con Last Minute Market, con l'Opera San Nicola, con Legalo al Cuore. Cioè tante iniziative che imparano a dialogare, a fare rete e a creare network. È ovvio che la grande distribuzione sicuramente, come dire, ha delle carte da giocare, insomma, importanti, perché ovviamente il volume di affari come dire, che può mettere a disposizione è ampio, ma io tornerei sull'importanza dell'educazione, perché le risorse senza educazione non è che portino a grandi cambiamenti. Le politiche responsabili di Coppa Alleanza 3.0, meno spreco, più solidarietà, e anche qui abbiamo un'altra larga distribuzione che va in questa direzione, e poi in ultimo, ma non per importanza, la riduzione sullo spreco dei farmaci e sullo spreco anche del vestiario, perché quanti farmaci non scaduti vengono buttati? Abbiamo interpellato in uno di questi seminari il presidente dell'associazione farmacisti e ci raccontava di numeri impressionanti, cioè di farmaci che vengono buttati mentre abbiamo dall'altra parte del mondo gente che non si può curare. Quindi anche qui si tratta di ripristinare questo sistema di vasi comunicanti. O il mercatino del baratto, l'abbigliamento solidale, perché anche qui, insomma, l'Italia è famosa nel mondo per il Made in Italy, soprattutto, no, nel settore dell'abbigliamento, e l'abbigliamento certamente può essere visto come una forma di arte, di creatività, e noi siamo famosi in Italia soprattutto per il mercato del lusso, ma dobbiamo ricordarci che per tantissime persone l'abbigliamento è un modo per proteggersi dagli eventi atmosferici, quindi va inteso in un modo completamente diverso, e l'idea di donare quello che si ha, che non, il surplus, quello che non si mette,
dovrebbe essere una responsabilità che ognuno di noi dovrebbe appunto sentire come propria. Concludo in maniera forse un po' provocatoria citandovi un primo testo che parlò della nostra regione, era un testo di Franco Tatò intitolato «Perché la Puglia non è la California». È un testo che ha una ventina d'anni e Tatò allora diceva, elencava una serie di regioni secondo le quali il Mezzogiorno d'Italia e la Puglia in particolar modo, secondo lui, non poteva essere la California, intendendo per la California una regione particolarmente evoluta e civile. Beh, ci fu una risposta eccellente di un cittadino eccellente, di un collega eccellente, il collega il professor Salvatore Di Staso, demografo, anche tra l'altro presidente della nostra regione per un periodo, che scrisse un libro, La California possibile, protagonisti, esperienze e progetti della Puglia negli scenari della globalizzazione. E il ritratto che in piccola parte abbiamo cercato di dare noi oggi pomeriggio dei nostri territori e della nostra Puglia sono quelli di una regione estremamente sensibile su queste tematiche, estremamente attiva, una regione che probabilmente, come dire, necessiterebbe di un nuovo libro intitolato California, la Puglia possibile. Grazie. Alberto, volevo chiederti, puoi illustrare brevemente chi ha effettivamente dato un contributo alla realizzazione di questo volume? Assolutamente sì. Allora, ci sono una serie di colleghe e amiche. Francesca Ursulo Vitetto, una collega ricercatrice del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Bari. Letizia Carrera, che è una sociologa, tra l'altro che dirige il laboratorio di studi urbani sempre presso l'Università degli Studi di Bari, il sottoscritto, la professoressa Luisa Santelli Beccegato, che ha curato anche l'introduzione di questo lavoro, che è professore emerito della nostra università di pedagogia sperimentale, quindi si è sempre occupata di educazione, Licia Positò, che è una dirigente scolastica, e Ghetti Valente, che è un insegnante, anche presidente della GISCEL, che è un'associazione che si occupa di studi linguistici e quant'altro. Quindi un gruppo, questo che diciamo ha coordinato i seminari, ma che in realtà poi hanno ospitato una rete infinita di associazioni presenti all'interno del territorio, perché l'idea era proprio quella di utilizzare queste associazioni come un collettore di altre associazioni, cioè cercare di, come dire, su temi importanti attrarre numeri sempre più ampi di stakeholders e di attori. Adesso ci colleghiamo con la professoressa Luisa Beccegato Saltelli. Dovremo vederla nel video a breve. Da Venezia. Professoressa, ci sente? Buonasera. Vi sento e vi vedo. Benissimo. Allora le diamo la parola. Grazie, molto gentile. Sono molto contenta di avervi raggiunto, anche se virtualmente, perché in effetti adesso i miei continui viaggi su Bari, facendo Bari-Venezia, sono diventati molto più difficili. Comunque io continuo a dire di vivere in una bellissima realtà che si chiama Barezia, sì. Con una parte storica molto affascinante, con una parte vitale molto coinvolgente, quindi una bellissima realtà.
Ha lasciato traccia qui, professoressa, perché tante persone che sapevano di questo intervento pugliesi la salutano e la abbracciano, perché tutti la ricordano. Grazie. Con tanto affetto. Vi ringrazio molto e appena terminerà questa paura del Covid, la prima cosa che farò sarà prendere un biglietto e venire a Bari. E naturalmente accorato a vedere anche la sua bellissima realtà. Allora, se volete che dica qualcosa, quanto tempo ho? Perché sono le 7:20, quindi non vorrei anche trattenervi troppo. Dicevamo una ventina di minuti. Mamma mia, bene, allora posso ripercorrere un po' la storia di questa piccola pubblicazione che però ha una sua densità. Avete già capito da quello che ha presentato Alberto come tante persone abbiano collaborato a questa iniziativa, e quindi ci troviamo di fronte a una serie di contributi molto interessanti e che hanno raggiunto anche una loro armonia, sommato, almeno dal mio punto di vista, lo vedrete anche voi. Nell'ambito appunto della riduzione degli sprechi, che abbiamo preso come argomento da approfondire, possiamo dire di aver colto diverse prospettive. Noi ne abbiamo toccate sostanzialmente quattro: quella economica, quella ecologica, quella etica e quella sociale. C'è un rimbombo che mi pare arrivi. No. Per voi va bene? No, va bene. La sentiamo bene. Ah, sono contenta. Quindi quattro punti di vista che si riconoscono sotto traccia in tutti i contributi del libro. La prospettiva economica, per mettere in evidenza come ci sia l'esigenza di un'economia più umana, tesa a superare le scandalose disuguaglianze che riscontriamo tra chi deve vivere con $2 al giorno, e sono 902 milioni di persone secondo la stima fatta da ActionAid, o deve riuscire a farcela con $5.50 al giorno, e sono anche qui milioni di persone, come risulta dall'indice dello sviluppo umano calcolato dal programma di sviluppo delle Nazioni Unite. Milioni di persone di grave povertà rispetto a poche decine di persone che dispongono di centinaia di migliaia di miliardi di dollari. Le 300 persone più ricche al mondo possiedono quanto? Sapete la cifra? 3 miliardi di persone povere. 300 persone contro 3 miliardi di persone. Quindi una insana distribuzione della ricchezza che si ripercuote sugli stessi equilibri del pianeta. I nostri attuali livelli di consumo di materie prime, energia, acqua, cibo e consumo del suolo sono insostenibili. Gli addetti ai lavori chiedono da anni di cambiare il modo in cui trattiamo la natura, come produciamo e consumiamo, viviamo e lavoriamo, come e cosa mangiamo. Ad esempio, sappiamo che mangiare carne
comporta un consumo di risorse idriche in particolare enorme e l'indice di consumo di carne continua ad essere molto alto in alcuni paesi, come per esempio gli Stati Uniti d'America, con ripercussioni anche sulla salute delle persone. Colesterolo alto, ipertensione, obesità, eccetera, eccetera. È uno sfruttamento che da tempo ha superato i limiti di sopportabilità del pianeta. E quindi ci dobbiamo domandare come affrontare questo problema. È stato ricordato prima anche da Alberto la presenza del virus, del Covid adesso. C'è una conseguenza anche di tipo relativo allo stato della natura del pianeta. L'inquinamento, ad esempio, pare che acceleri la diffusione del virus. E quindi dobbiamo fare in modo che ci sia anche la capacità di riconoscere una lezione da questa terribile, grave esperienza che stiamo facendo. Però credo che sia difficile poter dire che impareremo questa lezione. L'unica risposta possibile è forse. Forse se riusciremo davvero ad avere una capacità di riflessione su questa cosa che sta succedendo, l'impegno ad assumere la responsabilità dei guasti che provochiamo e la volontà di superarli. Vedremo se ci sarà la maturazione di questa consapevolezza, di questa attenzione nei confronti dell'altro da sé. E questo apre alla prospettiva etica del discorso, terza possibile dimensione, quella economica, quella ecologica, quella etica. L'attenzione all'altro in termini di rispetto e di cura, dove le esigenze dell'altro vengono avvertite in tutta la loro rilevanza. Dove la domanda da porsi è una sola ed è molto semplice. Alberto l'ha sentita diverse volte formulata da me perché secondo me è estremamente incisiva. La domanda è: la vita dell'altro vale tanto quanto la mia? Una domanda semplice, appunto, a cui dobbiamo dare una risposta autentica e veritiera. E a seconda della risposta che diamo, si apre il quarto scenario, quello complessivo, quello sociale, dove se la risposta è di un tipo, ci avviamo per una società costruttiva, aperta, collaborativa. Ma se la risposta va nella direzione del no, la mia vita vale molto di più della tua, che è una risposta che probabilmente, anche se non abbiamo il coraggio di formulare apertamente, è presente in tanti soggetti a diversi livelli di responsabilità, questo comporterà la definizione di una società sempre più conflittuale, sempre più aggressiva, sempre più pericolosa, senza differenza tra nativi e migranti, tra bianchi e neri, ma semplicemente ponendo la differenza tra l'avidità della persona e la necessità dell'altro. Quindi sono componenti queste, economiche, ecologiche, etiche e sociali, che non vanno messe certo in un rapporto gerarchico, anche se noi sentiamo molto spesso oggi l'attenzione sulla dimensione economica. Anche l'economia, in chi riflette in maniera complessiva,
non può essere sganciata da una filosofia costruttiva della vita. Ma sono dimensioni queste, ricordate adesso, che sono connesse tra di loro, intrecciate in un disegno complessivo politico e culturale di civiltà. Mi piace ricordare con voi stasera un passaggio del discorso sullo Stato dell'Unione che Ursula von der Leyen ha pronunciato poche settimane fa, il 19 settembre. Un passaggio di questo suo discorso è: la nostra prima priorità è aiutarci a vicenda, essere lì per chi ha bisogno. Allora, o questa sarà una dichiarazione come tante, che lascerà il tempo che trova, spero di no, ma Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione europea, dovrà attestare nel tempo che avrà a disposizione una traduzione concreta di questa affermazione e mi auguro fortemente che vada in questa direzione, anche perché avere una presidente donna fa piacere e si spera anche che l'impegno femminile, senza fare adesso delle dichiarazioni fuori luogo, possa aiutare la società a migliorare. Il lavoro fatto lo scorso anno con i soggetti prima ricordati anche da Alberto, alcune scuole della Regione Puglia, associazioni di ricerca e di promozione sociale, il mondo del volontariato sulla riduzione degli sprechi, ha avuto sullo sfondo questa visione delle cose, andando quindi oltre l'obiettivo specifico di una riduzione degli sprechi, che pure ci interessava e ci interessa, ma delineando un modo di essere e di fare, attento alla presenza dell'altro, rispettoso della vita nelle sue diverse forme. Non solo quindi un progetto economico e ambientale, ma un progetto politico-culturale che si sostiene e si sviluppa su processi di informazione e formazione, attenti a tutte le fasce d'età, dove accanto ai giovani troviamo anche gli adulti e gli anziani, che possono ancora dare tanto al nostro vivere insieme. Conoscere i dati sulla situazione del pianeta, della fame nel mondo e nel proprio paese, entrare nel merito dei costi non solo e non tanto economici, ma umani e sociali, in termini di sofferenza delle persone, di riduzione dei loro stessi tempi di vita, aiuta a comprendere l'urgenza di un cambiamento complessivo. Sappiamo tutti come in tante nazioni europee e nel Giappone i tempi medi di vita sono per le donne 82 anni, per gli uomini 80. In Burkina Faso i tempi medi di vita di una donna sono 50, di un uomo 47. Quindi lo spreco non è soltanto un limitare le condizioni di vita delle persone, ma limitare la durata della vita delle persone, i tempi di vita delle persone. Abbiamo bisogno per questo di informazioni in grado di sviluppare i nostri pensieri, di raffinare le nostre emozioni, costruendo un'idea di ragione in cui intelletto e sentimenti
si ritrovano non in compartimenti separati, ma in un dialogo continuo che si pone alla base del nostro agire. È anche questo che Edgar Morin richiama come necessario per costruire teste ben fatte. Sì, certo, abbiamo bisogno di capacità di analisi, di ragionamento, certo, però se non carichiamo la nostra capacità di analisi con la forza dell'empatia, dell'immedesimarci anche nei problemi dell'altro, non costruiremo teste ben fatte. È un impegno certamente difficile da perseguire, ma che la scuola e le istituzioni educative cercano di portare avanti pur nelle numerose, gravi limitazioni che quotidianamente incontrano. È solo se si riesce ad assolvere questo compito che si potrà rispondere alle sfide crescenti di questi complessi scenari degli inizi del terzo millennio. In questo nostro lavoro, il primo blocco di testimonianze, introdotto dalla collega Licia Positò, è presentato dalle scuole che si sono impegnate in questo percorso, incrementando un'attenzione duratura nei confronti dell'altro e dell'ambiente, superando approcci di superficie, rafforzando capacità di riflessione e di analisi e sostenendo una passione civile nei ragazzi, negli studenti, che diventano a loro volta promotori di processi di sensibilizzazione e diffusione di queste tematiche nelle loro famiglie e nei gruppi di appartenenza reali e virtuali. È nei giovani probabilmente la capacità più vitale di immedesimarsi nei problemi dell'altro. D'altra parte abbiamo visto che il grande movimento ecologico è stato innescato, direi, proprio da una giovane svedese, Greta Thunberg, e libri sulla dimensione dell'ambiente, sull'ecologia, sull'educazione ambientale, ne sono stati scritti tanti, anche belli alcuni, altri forse meno incisivi, certamente non hanno mosso, non sono riusciti a muovere quello che ha fatto quello che è riuscita a fare questa ragazza. E quindi il discorso delle scuole, dell'impegno delle scuole è stato anche ricordato da Alberto, molto importante, così come è importantissimo richiamare il rapporto scuola-famiglia e anche il rapporto con la più larga comunità sociale. E in questi contributi troviamo in maniera ricorrente questa esperienza e nelle buone pratiche queste presentate, questa occasione, non solo da parte delle scuole, ma come vedremo velocemente, avremo tempo di farlo, dato, mi avete detto una mezz'oretta, anche in altre occasioni, in altri contesti. È in effetti non soltanto l'impegno di un'istituzione, sia essa la scuola, la famiglia o altro, quando vediamo anche accusare la scuola di non riuscire a fare, ad ottenere dei risultati, no? È un libro che mi dispiace che sia stato pubblicato così in maniera con una pubblicità anche forse non tanto elevata, ma il titolo di Frank Furedi, Fatica sprecata. La scuola fa una fatica sprecata, ma perché bisogna dire questo? Ci sono sì dei limiti, però si va avanti impegnando tutti. Appunto, non è colpa solo di un'istituzione, o la scuola, o la famiglia, o qualcos'altro. Si tratta appunto di trovare delle corresponsabilità,
se tu ti metti insieme ad altri, questa è la dimensione che può aiutare a ridurre, gestire e risolvere i problemi. Da soli, anche se diverse istituzioni, siano esse la famiglia o la scuola, non ci riusciranno mai. Abbiamo bisogno di alleanze, anche in questo caso. È qui che appunto nel connettersi, nel muoversi insieme, la modalità privilegiata per riuscire a trovare e a realizzare i itinerari di sviluppo. Vengono sinteticamente presentate in questa occasione esperienze, progetti, attività di laboratorio che valorizzano i principi di fondo di una didattica centrata sulla ricerca e sul dialogo, dove le piste di lavoro, dove l'ascolto svolge un ruolo centrale, perché tante volte noi quando parliamo di dialogo riteniamo sempre che sia la nostra responsabilità quella di parlare come sto facendo anch'io adesso, ma invece bisogna sapere che avere la consapevolezza che quando trattiamo di dialogo c'è la dimensione dell'ascolto che va curata attentamente, e anche questo nella scuola non sempre, e anche in famiglia non sempre chiaro. E comunque in questo caso, nelle buone pratiche raccolte e pubblicate in questo libro, c'è anche questa traccia interessante della valorizzazione dell'apporto dei ragazzi attraverso la sollecitazione della loro creatività e la capacità di ascolto da parte dei genitori. Il coinvolgimento in particolare delle famiglie si trova in diversi momenti di questa esperienza. Innanzitutto nella condivisione dei principi fondamentali, della logica di fondo di questo itinerario, e successivamente nello studio della qualità della vita, nell'individuazione di comportamenti consumi al consumo consapevole, attraverso diverse modalità, dal gioco di finzione al compito di realtà. A seconda dei diversi ordini e gradi scolastici, i temi proposti hanno avuto una valenza trasversale a tutte le discipline. Noi facciamo delle cose a scuola che non possono essere catalogate, inserite, iscritte in una determinata disciplina. Noi facciamo delle cose che attraversano i diversi saperi, cercando anche nuovi equilibri tra questi saperi. E in questo caso credo risulti abbastanza evidente questa appunto ricerca di un discorso interrelato con la parte matematica, linguistica, scientifica, geografica, storica, eccetera. In alcuni casi la realizzazione di video da parte degli studenti delle attività svolte ha permesso anche di centrare l'interesse sulle modalità di comunicazione e di porre attenzione all'evidenza dei linguaggi telematici. Il secondo insieme di proposte, introdotto dalla collega Bitetto, come ha ricordato anche Alberto prima, entra nel merito degli stili di vita, evidenziando come spetti a noi, a ciascuno di noi, la scelta da fare senza farsi irretire, se non addirittura plagiare, dalla cultura dominante. Se c'è una cosa che l'educazione deve riuscire a far passare, è che ognuno deve decidere con la propria testa e con il proprio cuore. Non deve farsi prendere dalle mode del momento. Vi ricordate quando il permissivismo aveva ragione su tutto? Che l'educatore era un intruso? Che la capacità dei genitori doveva essere quella semplicemente di lasciar sfogare, esprimere
compiutamente i loro figlioli. Ecco, in pedagogia, chi invece in quegli anni continuava a sostenere l'importanza di un'autorità vigilante, sensibile, effettivamente anche connotata, veniva considerato un vecchio retrogrado che non aveva più ragione di parlare. Abbiamo visto certi risultati del permissivismo e quindi adesso ci teniamo presente l'importanza in un rapporto educativo della dimensione dell'autorevolezza del genitore, sì, certo, amico, ma anche guida dell'insegnante che ha certamente il compito, come dicevo anche prima, di ascoltare, di dialogare, di valorizzare, ma anche il compito di orientare, perché altrimenti che senso ha il rapporto con queste figure? Allora, il secondo insieme di proposte riguarda appunto questa capacità di esprimere le proprie scelte. Trattando del consumo critico, si evidenzia come ci sia sempre la necessità uno sguardo globale che ci consente di vedere la realtà in tutte le sue componenti, dai luoghi della produzione a quelli della distribuzione, del consumo, e fa emergere come la presenza attiva di ogni cittadino consente di uscire da una realtà apparentemente immodificabile. Ho citato in questa nostra pubblicazione piccolo libro di Paolo Cacciari, che è il fratello più conosciuto, Massimo Cacciari. Ma Paolo Cacciari ha scritto questo libro, 100 piccole rivoluzioni, dove appunto valorizza le scelte che ognuno di noi fa e che permettono di cambiare, di modificare certe dinamiche. Non dobbiamo mai dimenticarlo, che abbiamo il potere di fare questo. L'analisi in questo caso riguarda il territorio, le caratteristiche e le identità, riconoscendo e valorizzando interventi innovativi, non sempre, nemmeno adeguatamente conosciute dalla stessa popolazione. Ora, come dire, la nostra presunzione è proprio anche quella di aiutare a far conoscere queste realtà. Prima anche Alberto ricordava la presenza di orti urbani, mi pare che l'ha citato, importanti per ciò che promuovono a livello agricolo, ma anche a livello relazionale e sociale. Professoressa, ci sente? Forse l'abbiamo persa. No, se non mi sentite più. Ecco, sì, a un certo punto non l'abbiamo sentita, adesso anche non la vediamo. Sì. Va bene. Allora, dicevo che nel secondo comparto, quello coordinato da Francesca Bitetto, c'è appunto questo impegno di valorizzare le scelte di ciascuno, gli stili di vita, per agevolare modalità di formazione e di scambio, per contrastare lo spreco e incrementare il welfare di comunità. Tutte le esperienze che hanno permesso di evidenziare importanti processi di innovazione e di arricchimento sociale. Non so se avete sentito il passaggio dove ricordavo il contributo di Paolo Cacciari, 100 piccole rivoluzioni. Sì. Mi sembra proprio un contributo molto interessante. Professoressa, due parole È anche sul opportuno. RES. Ci potrebbe dire due parole sul RES? Cosa è questa Sì, associazione? certamente, volentieri. Sì. Sì, Ma questo è anche un invito a tagliare. se lei ritiene, noi ecco, pensiamo anche come tempi di poter inviare l'ultimo spot e chiudere questo incontro. Va bene, molto.
molto volentieri se è opportuno fare così, anche se ci sono altri personaggi, ricordo solo i nomi delle colleghe perché mi dispiace aver ricordato solo Licia Pulitoffi alla scuola, Francesca Pichetto per il territorio, Letizia Carrera per la grande distribuzione, dove appunto anche lì c'è da dire cose interessanti, e Getty Valenti, che si è interessata di vedere come ridurre lo spreco di farmaci. L'apporto della RES in questa occasione è stato quello di creare rete. La RES, Ricerche Educative e Studi Sociali, nel suo atto statutario dice che ha l'impegno di lavorare sempre in collaborazione con. Cioè voi non troverete mai qualcosa della RES proposto solo dalla RES. In questo caso abbiamo, per esempio, il GEP, Gruppo Educazione della Pace, GISCEL, che è il gruppo di insegnamento linguistico, il Dipartimento di Sociologia per gli studi sulla città urbana e il Centro di Esperienza di Educazione Ambientale dell'Università di Bari. Quindi ci sono sempre tanti soggetti che collaborano, che cooperano, perché se noi, ecco, diciamo che è la corresponsabilità educativa che porta avanti il discorso, saremmo illogici se invece nella nostra associazione ci muovessimo come singolo soggetto. No, ci muoviamo trovando sempre delle alleanze che concorrono a portare avanti il discorso. Un'ultima cosa, e poi capisco che ormai è tardino, a me piace molto anche lavorare sulle parole. Identità, una parola molto usata e molto valorizzata. Però stiamo attenti. La stessa radice della parola identità la troviamo nella parola idioma, certamente è la lingua che noi parliamo. Ma la troviamo anche nella parola idiota. Come mai? Idiota. Chiediamocelo. Allora, per i greci, l'idiota era quello che pensava appunto solo a se stesso, incapace di vedere la polis, incapace di conoscere, avvertire e gestire i problemi dell'altro. Allora, valorizziamo la nostra identità senza mai scivolare nel pericolo di una scelta di idiozia. Grazie, grazie professoressa. Penso che stasera sia stato dato da più parti un segnale molto forte sul concetto di lavorare insieme per il bene comune. Quindi la ringraziamo, la salutiamo e sicuramente Grazie. con Alberto Grazie a voi per questa ospitalità. avremo altre occasioni per Grazie. continuare a parlare di questa pubblicazione. Grazie ancora. Grazie a voi. Arrivederci, buonasera. Buona serata, grazie. Possiamo mandare lo spot? L'Agenda 2030 è stata sottoscritta dai 193 paesi dell'ONU nel 2015 per raggiungere uno sviluppo sostenibile globale. Sono previsti 17 obiettivi con l'impegno concreto di tutti i governi aderenti.
Lo scopo è di ridurre le distanze tra i paesi ricchi e quelli poveri, di assicurare una vita dignitosa per tutti. Nessuno deve morire per fame o per mancanza di igiene. Tutti devono avere cure mediche adeguate e istruzione. L'uomo e la donna devono ottenere uguaglianza nel ruolo pubblico e privato. Si devono adottare le misure necessarie per curare il nostro pianeta malato, riducendo drasticamente l'inquinamento e le emissioni causa dei cambiamenti climatici. La terra e il mare sono il nostro unico immenso patrimonio e devono essere in tutti i modi preservati. Entro il 2030 siamo tutti coinvolti per raggiungere il meraviglioso obiettivo di ottenere benessere, ecosostenibilità, ecosolidarietà e pace per il nostro pianeta e per tutti i suoi abitanti, nessuno escluso.